Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. After patch del car to car dopo il DLC, ragazzi. I requisiti sono sempre gli stessi: la possibilità di buggarci alla biglietteria dell'arena, il nostro yacht, ci serve il CEO per chiamare il Buzzard, il veicolo da moddare e da prendere le modifiche dove vi pare, un amico che ci dà una mano e la possibilità di stare dentro LS, quindi avere l'abbonamento LS Auto Raduno. Quindi ragazzi, ascoltatemi bene perché l'after patch sta proprio qua. Sessione solo ad amici, ragazzi. Vi fate mandare l'invito di un lavoro da Titano da un vostro amico. Per PS vi preparate già, ragazzi, col doppio PS, così fate prima. E una volta che siete davanti alla biglietteria e in alto a sinistra avete la possibilità di premere la freccia destra, cosa fate? Prendete l'invito del vostro amico, quindi partecipate sul vostro amico e poi subito dopo, appena partecipate, spammate freccia destra per prendere la freccetta prima che vi carica l'unione del lavoro da Titano. Ora non mi è riuscito, ora mi riuscirà. Guardate bene, ragazzi, partecipo, spammo freccia destra, mi fa l'animazione che sto per entrare all'interno della sala del biglietto, ragazzi, e invece poi mi dà subito la schermata per unirmi nell'attività. Quindi a questo punto gli diciamo al nostro amico, dopo 4-5 secondi, di quittare l'attività lavoro da Titano. Accettiamo la prima allerta, ascoltate bene i tre boom e poi accettate anche la seconda allerta. E se vi fa spawnare che siete dall'alto dell'arena, quando poi spawnerete sarete senza minimappa. A questo punto cosa facciamo? Ci facciamo invitare dal nostro amico all'interno di LS Auto Raduno. E una volta, ragazzi, che siamo all'interno di LS Auto Raduno, cosa dobbiamo fare? Come al solito, il solito car to car, raga. Quindi ci dobbiamo richiedere il veicolo personale. Io proprio lo chiamerò dai veicoli, da menu interazione. Se voi volete usare un qualsiasi altro veicolo, potete chiamare il meccanico e scegliere quello che volete, che è il veicolo donatore. A questo punto diventate membri dell'organizzazione CEO, ragazzi, e una volta che avete fatto ciò possiamo avviare lo sprint. Una volta che abbiamo avviato lo sprint, facciamo passare il countdown, ragazzi, e una volta che siamo nell'attività ci andiamo subito a dirigere verso lo Santos Custom, ragazzi, come il vecchio glitch, perché praticamente è cambiato solo il metodo di bug all'inizio, niente di che, raga. Quindi a questo punto, una volta qua, apriamo il nostro menu interazione, chiamiamo il nostro Buzzard e una volta che abbiamo richiesto il Buzzard aspettiamo quei 4-5 secondi in modo che spawna. Una volta che avete aspettato quei 4-5 secondi dovete entrare all'interno di Los Santos Custom. Appena vi parte l'animazione tenete premuto triangolo o Y per fare un respawn. A questo punto ci sarà una schermata nera infinita. Partecipate sull'Anawak oppure su qualcuno che sta in mira differente da vostra. A questo punto accettate il primo messaggio, ragazzi, e rifiutate il secondo messaggio e accettate la terza allerta. Spawnerete, ragazzi, di nuovo in piedi, quindi usciamo dal Los Santos Custom, saliamo su il Buzzard e ci dobbiamo allontanare, ragazzi, in modo tale da far glitchare il Buzzard e ci farà rispawnare in questa posizione. A questo punto possiamo mandare al deposito il nostro veicolo personale e ci dirigiamo, raga, dallo yacht. Intanto, ragazzi, vi invito a lasciare un like, a lasciare un commento, a supportare il canale, a iscrivervi, a abbonarvi se volete supportarmi alla grandissima per scoprire nuovi vantaggi, ragazzi. E una volta che siamo arrivati allo yacht ci chiamiamo il capitano. Una volta che ci siamo chiamati il capitano, raga, come al solito decidiamo quale veicolo moddare. Scegliete il vostro veicolo, io modderò una macchina di quelle che sono uscite oggi col nuovo DLC.
Una volta richiesto il veicolo, attendete che vi spawna nella minimappa, guardate in basso a sinistra. Appena spawna nella minimappa, raga, cosa facciamo? Ci andiamo a schiantare proprio vicino al veicolo. In questa maniera rispawneremo già lì, perché se avete lo yacht in questa posizione e chiamate il veicolo da quell'altra, raga, spawnerà sempre qua. E in questa maniera spawneremo di nuovo nel veicolo vicino allo Santos Custom. Quindi non ci resta altro che avviare un'attività di quelle blu in mappa per sbaggare lo sprint, oppure gli dite al vostro amico di quittare l'attività cambiando la lobby. Io userò l'attività, quindi start, ne avvio una di queste qua blu a caso. Una volta che sono all'interno dell'attività la quitto, e una volta che l'ho quittata, raga, potrò di nuovo entrare all'interno di Los Santos Custom con il veicolo che abbiamo appena moddato. E a questo punto, sbadabam, ragazzi, dopo che ci abbiamo fatto una modifica, avremo salvato il veicolo. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale, iscrivetevi, attivate la campanellina, raga, per essere aggiornati sui miei glitch di GTA 5 online. Bella, raga, alla prossima!